Dopo Costantino, l'impero attraversò un momento difficile, sia per le lotte interne per il potere, sia per la pressione sempre più forte dei Goti. I Goti, una popolazione germanica originaria della Scandinavia, premevano sul confine danubiano, perché sospinti da un'altra popolazione, gli Unni. Solo con il generale spagnolo Teodosio l'impero ritrovò la sua stabilità. Nel 382 il nuovo imperatore riuscì a pacificare i Goti, insediandoli in Mesia e in Tracia come federati, cioè come alleati. I popoli barbari si stabilivano in una regione dell'impero, impegnandosi a difenderla da altri invasori. Teodosio non solo consentì a intere popolazioni germaniche di stanziarsi all'interno del confine romano, ma ricorse anche al massiccio reclutamento di germani, un'altra popolazione barbara, per rinforzare l'esercito. Tale politica, basata sul principio di combattere i barbari con i barbari, comportava una crescente germanizzazione della società, che provocò le critiche di molti, ma permise all'impero di resistere alla pressione barbarica per qualche decennio.